Reazione doveva esserci e reazione c'è stata. Dopo tre sconfitte consecutive, il Teramo torna a vincere battendo 2-1 la Turris, riuscita anche ad agguantare il momentaneo pareggio. Paci va sostanzialmente avanti per la sua strada e fa solo due variazioni rispetto a quella che è ormai la formazione consueta. C'è Di Francesco al posto di Lari, che consente anche al Teramo di fare minutaggio, e Lasic in difesa al posto di Vitturini. Cape e Belligea recuperati vanno invece in panchina. Nella Turris rientra Loreto nell'undici titolare dopo la squalifica, con Giannone e Romano a supporto di Longo nel 3-4-2-1. Per più di 25 minuti c'è ben poco da raccontare, sia dall'una che dall'altra parte. L'unica volta che Teramo si presenta dalle parti di Abbagnale è al settimo. Lasic inizia l'azione e ci crede fino in fondo nel poter mettere in mezzo un pallone che Pinzauti non sfrutta come avrebbe dovuto. Poi Di Francesco al 28esimo porta avanti la sfera bevendosi un avversario e chiamando Costa Ferreira in mezzo alla più semplice delle conclusioni. Il portoghese però spara molto più in alto rispetto allo specchio della porta. Dopo poco è la Turris a rispondere, ma Tascone non inquadra. Gli ospiti in generale non rinunciano a proporsi di manovra o provando a sfruttare le ripartenze con i brevilini davanti. Al 38esimo è Di Francesco ad avere un buono spunto in aria, trovando però esempio a murargli la conclusione. Al 42esimo l'occasione più pericolosa della Turris è direttamente da calcio d'angolo con Giannone, che con il mancino per poco non trova un gran gol, ma scheggia solo in parte la traversa. La Turris sembra iniziare meglio il secondo tempo. Al sesto Romano fa partire un tiro che dà solo l'illusione del gol, fortunatamente per il Teramo. Il vantaggio del diavolo però arriva pochi istanti dopo, con Bombaggi che taglia via l'azione e confeziona l'assist che questa volta Costa Ferreira col mancino non può sbagliare per il suo sesto centro stagionale. Al decimo è Bombaggi a provarci da fuori area, con palla che si alza di poco sopra la traversa. L'1-0 dà comunque alla formazione di Paci nuovi stimoli per andare in avanti, con più convinzione. Al 19esimo Santoro scende sulla sinistra ed è ancora Costa Ferreira a seguire l'azione e provarci d'esterno, mandando però a lato. I campani fanno fatica nella ripresa a proporsi dalle parti di Lewandowski, così dalla panchina si alzano via via l'ex Ferretti, Alma, Boyciuk e Signorelli. È proprio dall'ex biancorosso passa il gol della Turris, che sale bene poco dopo la mezz'ora. Ferretti mette in mezzo per Alma, che tocca quanto basta per battere Lewandowski e firmare l'uno pari. Kiermateng per Pinzauti e Mbungo per Costa Ferreira sono la risposta di Paci al pareggio della Turris, tecnico che in precedenza aveva già chiamato in campo Birligea per Di Francesco. La rivalsa del Teramo però passa da Bombaggi, che al 42esimo riceve in giro di testa un bel cross di Birligea alle spalle di Abbagnale, rimasto a metà strada. È il nuovo vantaggio del diavolo, il settimo centro per l'ex Bordenone e soprattutto il gol che riporta i biancorossi alla vittoria che al Bonolis mancava dal 28 febbraio. Domenica prossima in casa della Cavese ad ora di pranzo mancherà Tentardini, ammonito e già in diffida.